Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in piena fase creativa e riorganizzativa. Mi sto portando quanto più avanti possibile per evitare di lasciarmi sopraffare dalle cose ora che devo tornare in ufficio. Mi sono già portata parecchio avanti con i video, i contenuti per Instagram e gli altri social, anche qua per YouTube. Sto facendo altrettanto anche con gli outfit perché vorrei preparare tutti gli outfit per la prossima settimana ed essere pronta e non doverci pensare. Comunque, ragazzi, è successa una cosa epocale, ho tirato fuori anche l'asse da stiro. Ogni tanto è proprio necessario preparare i vestiti, mi piace averli tutti belli stirati, carini e pronti per la grande entrata, il grande comeback. Sento di volermi vestire un pochino extra la prossima settimana per continuare sulla scia di quello che è successo le settimane scorse, quando sono stata un po' più libera fuori dall'ufficio, e vorrei mantenere questo mood di grandeur, di outfit belli, senza ricadere nel banale, perché non mi sento più di voler essere banale. Non lo sono mai stata, però ecco, adesso voglio usare ancora di più con gli outfit. Però per il lunedì, che è il primo giorno, rimarremo comunque sul sicuro, anche perché forse devo andare a fare un po' di supervisione per un evento che ho organizzato prima delle vacanze. Indosserò questo completo blu, però non metterò la camicia bianca. Ne metterò un'azzurra che prenderò in prestito dall'armadio di Olivia. E per il lunedì siamo a posto. Per il martedì invece vorrei indossare questo vestito qua, che è sempre di Olivia, mia sorella, però me l'ha prestato per andare in vacanza, l'ho indossato una mattina per andare a far colazione e mi è piaciuto talmente tanto che lo vorrei indossare almeno un giorno intero. Per il mercoledì so che ci sono grandi aspettative in ufficio perché hanno preso tutto il giro che ci si deve vestire di rosa, per cui, essendo il primo mercoledì dopo le ferie, non vorrei deludere nessuno e farò lo sforzo di indossare qualcosa di rosa. Rimane solo capire che cosa. Anche perché gli outfit rosa ormai li ho stra usati e non vorrei indossare la stessa cosa banale, per cui mi tocca sbizzarrirmi un po'. No, dai, questo è un po' too much. Potrei forse, però forse mercoledì fa ancora caldissimo. Vediamo che cosa ho lì nell'armadio. Potrei rubarle questa camicetta qua. O forse questo. Lo dovrei provare. Vediamo. Non lo so, non mi convince. Sembro un po' tipo signora delle praterie. Sapete che però non è tanto male. Potrei metterci una bella cintura e le spalle non sono comunque troppo scoperte. Sarà lui. Comunque vediamo anche in base al mood. Mi preparo questo vestito qua, più questa camicina e qualche cosa di all white sotto. Così sembrerò un bubble gum, questi pantaloni e un top bianco, tipo questo. Guardate che cute. Lo proverò insieme, vediamo se può funzionare. Che carino comunque questo vestito. Potrei metterci una cintura a contrasto, anche se ha la sua cintura, però qua, questa cintura sta bene con questi bottoncini. Qua ovviamente la devo stirare sopra, però così già molto più
da ufficio. Ora passiamo al giovedì. Come mi vestirò giovedì? Non saprei. Il giovedì forse si prospetta un'uscita, per cui deve essere qualche cosa che vada bene anche per la sera. Ma secondo voi posso indossare una super gonnellona in seta? Sapete cosa vi dico? Perché no? La vita è troppo breve per non indossare gli outfit extra. Mi servirebbe qualche cosa di carino sopra, che potrebbe essere... Non sto più trovando niente qua sotto in questo casino. Che fatica a dover tornare a pensare su che cosa indossare in ufficio, ma proprio che fatica. Beh, intanto pensiamo al venerdì, perché qua devo un attimo svuotare per trovare un top per giovedì. Venerdì indosserò questa, che è nuova, non ho mai ancora indossato, più un paio di jeans per rimanere casual ma comoda e senza troppi sbatti, anche perché per ora danno pioggia e quindi andiamo sul sicuro con questo outfit. Mi manca il top per giovedì, questo troppo nudo. Allora, propongo questo per il giovedì. Sdrammatizziamo un po' la gonnellona nera in seta con un semplice top bianco. Bene, è tutto. Direi che abbiamo gli outfit per i giorni dal lunedì al venerdì. Per sabato e domenica mi lascio la libertà di decidere sul momento, anche in base a quello che farò. Comunque, a tal proposito, vi invito sul mio Instagram, dove pubblico gli outfit esattamente come li indosso giorno per giorno, così vedrete anche se ho indossato esattamente le stesse cose o se ho fatto qualche twist, perché anche se li decido prima, questo lo faccio per aiutarmi e darmi una mano la mattina, ma se mi sveglio particolarmente ispirata, voglio cambiare, lo faccio perché nessuno me lo vieta. Detto ciò, vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ma fino ad allora, mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!